Buongiorno a tutti, oggi è lunedì, fantastica giornata e stamani devo ritirare degli esami, delle analisi del sangue, i risultati delle analisi del sangue. Normalmente ci vogliono ore, finalmente però qua da noi c'è il totem elettronico dove si possono ritirare le analisi con un PIN e la tessera sanitaria. Una volta attivata l'applicazione al totem elettronico è possibile riceverle direttamente sul tablet o sul telefono. Vediamo se funziona, ok? Andiamo a vedere com'è. Le cose non sono andate così male, ci ho messo 5 minuti per attivare l'applicazione. Vediamo se il referto è sul mio tablet oppure se come al solito c'è sempre qualche problema. È evidente che oggi vi devo parlare di assistenza. Allora, stamattina sono andato all'USL e ho attivato l'applicazione. Tutto ok, ho scaricato i miei esami. Adesso invece sto cercando di contattare l'assistenza Magix per l'attivazione del mio Magix Video Deluxe installato sul computer che ho formattato e ho dovuto reinstallare. Non c'è verso di contattarli per mail. È incredibile, solamente via telefonica al costo modico di 12,50 €. Questi sono completamente pazzi. Pazzi, il servizio assistenza è in assoluto la cosa più importante una volta comprato un prodotto. Senza servizio assistenza, senza un servizio assistenza che funzioni, bocciato. E Magix fino a questo momento è decisamente bocciato. Ciao Marta! Ciao Pio! Giornata lunga oggi, come avete visto c'è stata mia nipote che aveva una giornatina un po' stortina, ma bando alle ciance, scusate i capelli, ok? Tirando le somme, il customer service, che è direi fondamentale quando compri un prodotto, quando utilizzi un prodotto a pagamento e hai un qualsiasi problema, c'è bisogno che qualcuno ti risponda, c'è bisogno di qualcuno da poter contattare per risolvere gli eventuali problemi. Il customer service è fondamentale e stamattina siamo partiti con la ASL di Livorno, che ha funzionato abbastanza bene, ma abbiamo terminato con Magix, che è terribile, veramente terribile. Niente, durante tutta la giornata ho passato un'oretta circa, un'oretta e mezzo cercando informazioni online su come contattare Magix. Le uniche due alternative che ho trovato sono il forum, al quale però non c'è una risposta immediata, e l'altra possibilità è pagare 12,50 € o 90, non mi ricordo, per avere un codice che ti permette di avere una risposta al telefono da parte di un operatore. Assurdo, veramente assurdo. Però alla fine credo che domani, se non trovo una soluzione entro stasera, credo che domani quello che farò sarà proprio quello. Pagherò questi 12,50 € e 90, quelli che sono, per risolvere il problema. Tra le altre cose molto banale, si tratta solamente di azzerare. Magix
Ormai ci siamo, vi dico anche questa, Magix nei suoi prodotti dà un limite di attivazione dei software, quindi se tu compri un software Magix, nel mio caso un Video Magix Deluxe, che è Deluxe, che è un, diciamo, l'equivalente di Premiere, un pochino più economico per fare cose molto semplici. Io utilizzo molto per fare montaggi semplici, uso Premiere per il resto. Tu lo puoi attivare solamente 5 volte, quindi su due computer contemporaneamente, ma 5 volte in totale. Quindi se tu, come nel mio caso, lo attivi, hai bisogno di attivarlo più di 5 volte, raggiunto il limite di 5, si blocca. L'attivazione non è più fattibile, eseguibile, e quindi il programma non è installabile. Lo installi, ma poi non lo puoi aprire. C'è bisogno, mi è già successo una volta, perché mi succede questo? Perché ho formattato il computer portatile, il VAIO, per installare l'SSD. Ho messo l'SSD, quindi ho formattato e ho reinstallato tutti i programmi. È ovvio che reinstallando devo riattivare. Non è possibile, ho raggiunto il limite. Quindi ho il programma installato, che io ho pagato, che non funziona, devo pagare altri 12,50 € perché qualcuno mi risponde al telefono. È assurdo. Comunque, detto questo, oggi era la giornata del customer service, per questo raccomando a tutti quelli che hanno un'azienda, anche io ne ho una, per cui è mia preoccupazione, curare moltissimo il post vendita, perché è quello che fidelizza i clienti, è quello che fa la differenza, è quello che quando c'è un problema ti cambia la giornata. Io oggi non ho potuto fare un montaggio video col portatile. Ok, l'ho fatto col fisso, non è un problema, perché oggi ero in studio. Ma se sono fuori, ho bisogno di fare un montaggio video, non avrei potuto farlo se non utilizzando altri strumenti. Che ok, io ho, però ho comprato un prodotto e mi piacerebbe poterlo utilizzare in maniera più semplice. Per cui Magix, buh, ottimo prodotto, funziona molto bene, molto semplice da usare, tutto quello che volete, ma post vendita non buono. Ok, il vlog di oggi finisce, ci vediamo al prossimo appuntamento, che sarà forse la prossima settimana. Grazie di essere stati con me. Alla salute.